Where are we? What the hell is going? Mi sono divertita tantissimo, è stata un'esperienza bellissima e soprattutto condivisa con Lucio, che fa parte anche lui dell'associazione. Mi sono divertito, non l'ho fatto mai in vita mia, quindi mi è piaciuto, mi sono divertito. È importante un'iniziativa del genere secondo te? Secondo me è importantissima, ne stavo parlando anche prima, e dal mio punto di vista è una campagna di sensibilizzazione che si dovrebbe fare quasi ogni anno, perché avere a disposizione dei volontari in alcune associazioni, anzi in tutte queste associazioni di disabili, è importante, perché senza i volontari purtroppo non dico che ci vuole, è risorsa umana. Sono molto soddisfatto perché è stato veramente un lavoro di partecipazione e c'è stato veramente tanto entusiasmo da parte di tutti i volontari delle associazioni, sia dei volontari che si occupano di povertà che di disabilità. Sono state due giornate, un venerdì e un sabato, in cui abbiamo lavorato alle campagne. Siamo partiti fondamentalmente da dei concetti veri. Per quanto riguarda la povertà, l'incapacità delle persone che soffrono di questo problema di confrontarsi con la vita reale, quindi sono persone chiuse in se stesse che a volte hanno difficoltà a rapportarsi con il mondo esterno. Per quanto riguarda invece la disabilità, c'è stato un lavoro più centrato sui volontari. Abbiamo trattato il volontario come una persona che ha un'importante missione da compiere, quella di aiutare i disabili a combattere la loro battaglia quotidiana contro ostacoli, pregiudizi e tanti problemi. Le campagne sono campagne, a mio parere, molto belle, sono delle campagne che hanno un tono di voce giusto e credo che siano delle campagne che riescano a sensibilizzare davvero il pubblico. Quindi alla fine dei conti diciamo che sono molto soddisfatto, davvero soddisfatto. La comunicazione sociale sta cambiando come tutto il mondo della comunicazione. In realtà il principale e rilevante cambiamento è legato esattamente a quello che la domanda stessa ha posto, cioè l'intervento, l'importanza sempre crescente dei social network. L'arrivo dei social network ha reimpostato la tipologia di rapporto che esiste tra comunicatore e destinatario. Mentre un tempo la comunicazione sociale era dall'alto al basso, quindi c'era un comunicatore che si rivolgeva a un pubblico ed era poi difficile capire i risultati di questa comunicazione, oggi sui social media sono gli utenti stessi che diventano protagonisti della diffusione della comunicazione. Sono loro che decretano il successo o meno di una campagna, sono loro che aggiungono del proprio e contribuiscono a diffondere il messaggio. Un messaggio che arriva tramite un nostro amico è un messaggio tendenzialmente già più autorevole, più forte rispetto a un messaggio che arriva dall'alto. Allora, la comunicazione sociale in Italia nasce negli anni 70 con Pubblicità Progresso, che nasce da un modello americano, l'Advertising Council. Pubblicità Progresso importa e adatta questo modello all'Italia e ne fa uno dei fiori all'occhiello del nostro panorama di comunicazione. Negli anni 70 tutto era sotto critica, così anche la pubblicità.
Gli operatori del settore sentivano la necessità di mostrare che la pubblicità non era solo uno strumento per vendere pannolini e dentifrici, poteva tranquillamente essere uno strumento utile alle amministrazioni, alle associazioni, a chiunque volesse realizzare comunicazione sociale per modificare dei comportamenti. Quindi da lì si è capita l'importanza, le grossissime potenzialità della comunicazione sociale. Purtroppo, se vogliamo notare un elemento negativo, in 40 anni, se dal punto di vista della quantità di comunicazione sociale si può dire che è cresciuta notevolmente, non si può dire altrettanto della qualità, perché ci sono diverse iniziative che non sono di grande livello, per cui se dovessi ricordare in questi 40 anni di comunicazione, più di 40 anni, quali sono le campagne memorabili che hanno cambiato i comportamenti di noi italiani, sinceramente avrei una certa difficoltà a identificare delle campagne storiche davvero impattanti. Quindi questo è un segnale del fatto che è positivo che ci sia più comunicazione sociale, però c'è ancora molto da lavorare. Come centro servizi per il volontariato, oltre ad essere una mission proprio del centro servizi, che è quello di sostenere e promuovere il volontariato, volevamo aiutare tutte le associazioni a fare questo sforzo, cioè a preoccuparsi della comunicazione. In questo caso, ai soliti corsi che abbiamo fatto sulla comunicazione tout court, questa volta abbiamo voluto dare un taglio più sulla comunicazione sociale, che poi avesse un ritorno a favore delle associazioni partecipanti, sia come stimolo sul tema trattato dai due gruppi di associazioni che hanno partecipato a questo corso, sia al ruolo che loro svolgono nell'ambito del territorio locale, per un sostegno anche da parte di nuovi volontari che volessero impegnarsi in questo settore. Cosa che a mio avviso ha prodotto un risultato anche inaspettato, positivamente, grazie anche alla collaborazione dei nostri consulenti, in particolare Nicola Catenaro, Armando Di Antonio e della Fondazione Pubblicità Progresso. Inoltre abbiamo ottenuto un altro grande risultato, che era quello di far lavorare insieme per un progetto comune più associazioni, il fare rete, cosa che appunto, come dicevo prima, ha dato un ottimo risultato. Un'iniziativa come questa è importante per il comune di Teramo, ma per l'intera provincia, perché comunque la sinergia che esce fuori dalle associazioni di volontariato di qualsiasi genere, quindi con qualsiasi attività che porta avanti, è sicuramente importante affinché si parli innanzitutto del problema, si sensibilizzi la gente all'attività che si può fare con il volontariato e si porti naturalmente il supporto a chi veramente ne ha bisogno. La giornata come quella di oggi, che naturalmente è la sintesi di un lavoro che c'è stato di formazione sulla comunicazione, anche su argomenti che sono stati sviscerati con le associazioni stesse, ecco, in una giornata come questa si fa la sintesi di un lavoro che le associazioni volontari fanno durante l'anno per assistere le persone meno fortunate e comunque lanciare dei messaggi a tutti i cittadini, e in questo momento ce n'è veramente bisogno, affinché nel nostro piccolo tutti quanti riusciamo a dare un aiuto a veramente chi ne ha bisogno. Box.